In molte specie animali, il maschio mette un grande impegno nello sforzo per attirare una femmina. Solo se riuscirà a fecondare la femmina, il maschio potrà assicurare la trasmissione dei propri geni. Questi sono scriccioli azzurri superbi, comuni in tutta l'Australia sudorientale. La femmina, decisamente modesta e insignificante, si accoppia per la vita con lo splendido maschio. O almeno è quello che sembra apparentemente, una perfetta coppia monogamica. Ma applicando un rivoluzionario metodo scientifico e mettendo da parte i luoghi comuni, si ottengono risultati clamorosi. Le impronte digitali del DNA erano state usate in un primo tempo nelle indagini giudiziarie, ma sono state ben presto adottate anche in zoologia. Facendo un piccolo prelievo di sangue agli uccelli di un'area definita e comparando il loro DNA, si sono avuti risultati sorprendenti. Questi uccelli si accoppiano in modo indiscriminato e promiscuo, la monogamia è rarissima e le femmine sono anche più promiscue dei maschi. Dei 3 pulcini allevati in un normale nido di scricciolo azzurro, forse nessuno è stato messo al mondo dal partner della femmina, che può anche essersi accoppiata con 3 diversi maschi fuori dal suo territorio, tanto che una covata può avere 3 padri differenti. Questa femmina di scricciolo azzurro decide quali maschi potranno fornirle i migliori geni per i suoi figli. Colori belli e brillanti non sono sufficienti per assicurargli la paternità. Gli scriccioli sono essenzialmente gonadi con le ali, hanno enormi testicoli e giganteschi organi di accumulo dello sperma, in proporzione tra i più grandi del mondo animale. Visto che le femmine di scricciolo azzurro si accoppiano con molti maschi, questi devono produrre massicce quantità di sperma da utilizzare in continui accoppiamenti per poter competere con un vicino qualunque. È primavera e per la Sula australiana è tempo di procreare. Un giovane maschio sta cercando la sua prima compagna. Chiunque essa sia, sarà per la vita, che può durare anche 30 anni. Costruiranno il loro primo nido qui, sugli scogli di un'isola spazzata dai venti al largo della Tasmania. C'è poco spazio e dovranno lottare per conquistarsi un luogo adatto. La giovane coppia ribadisce di continuo la propria relazione. Si accoppiano letteralmente centinaia di volte. Può sembrare una dimostrazione di affetto addirittura eccessiva, ma forse è qualcos'altro. Il maschio spesso deve lasciare la sua partner di guardia mentre lui vola in mare aperto a cercare cibo e materiale per il nido. Può anche stare via tutta la giornata e questo è molto rischioso. Si sono appena incontrati e il loro legame non è ancora abbastanza forte. A casa c'è un bel viavai. Stanno tutti stretti gli uni agli altri, femmine e maschi rimasti soli, e i partner sono lontani sul mare. C'è il tempo, c'è l'occasione e lei è sempre alla ricerca di una buona dotazione di geni. Come può il maschio essere certo che la compagna non si sia accoppiata in sua assenza? Dopotutto, lui è giovane e inesperto. Lei potrebbe preferire un maschio più anziano che è sopravvissuto al tempo, dimostrando di possedere geni di buona qualità. Tutto quello che lui può fare è accoppiarsi il più frequentemente possibile, in modo da procurare ai propri spermatozoi maggiori occasioni di fecondare l'uovo della compagna.
Nei prossimi 4 mesi si impegnerà al massimo per allevare un singolo pulcino. Se l'uovo covato non dovesse essere suo, lui spenderà tempo ed energie per il figlio di un altro. Con i rigori dell'inverno, le acque dell'Antartico si gelano. Le balene franche australi migrano verso nord e arrivano a sud dell'Australia. I maschi si radunano in attesa delle femmine. Le balene franche australi si accoppiano liberamente. È un fatto comune per una femmina essere circondata da 4 o 5 maschi che attendono il loro turno. Non c'è lotta fisica, la competizione è tutta a livello di spermatozoi. Ogni maschio produce decine di litri di sperma da testicoli che pesano 1 tonnellata. È l'unica tattica che i maschi possono impiegare. Anche se si tratta di uno dei più grandi animali della Terra, gli spermatozoi della balena sono piccolissimi, delle stesse dimensioni di quelli dell'uomo. Gli spermatozoi del minuscolo opossum del miele, uno dei più piccoli mammiferi della Terra, sono invece 45 volte più grandi e molto più longevi. Gli opossum del miele vivono esclusivamente con il polline e il nettare delle piante delle brughiere australiane. Sono sparsi su un'area molto vasta, conducono una vita solitaria e solo raramente si incontrano tra loro. Ma il maschio rimane in guardia. Una grande quantità di spermatozoi molto longevi è costantemente presente nei suoi testicoli, che costituiscono il 5% del peso corporeo. È come se quelli umani pesassero 4 kg. A causa della loro esistenza solitaria, questi opossum vivono nell'incertezza. Quando potranno incontrare una femmina fertile e quanti altri maschi si saranno imbattuti in lei? Il maschio è tenuto ai margini dei territori dall'aggressività delle femmine, che hanno a disposizione le risorse migliori per poter nutrire i loro piccoli. Lui deve accontentarsi delle aree più povere e aspettare una rara opportunità per accoppiarsi, sperando di essere nel posto giusto al momento giusto. Cibo e sesso sono strettamente connessi. I due fondamenti della vita devono essere in equilibrio. Nelle ricche foreste pluviali del Queensland, in Australia, tutti gli appetiti animali ruotano attorno all'alternarsi delle stagioni, umida e secca. In quella umida gli alberi sono ricchi di frutti. Il topo canguro muschiato si accoppia in tempo utile a far sì che la prole possa godere dell'annuale periodo di abbondanza. Alla fine della stagione secca, i testicoli del maschio si ingrossano, mettendo in mostra il suo arsenale per qualunque femmina interessata. I maschi di elefante marino combattono 2 mesi per il territorio, per i rari tratti di spiaggia di cui diventeranno i padroni. Thank you.
La femmina sceglierà il suo padrone di spiaggia preferito e si unirà al suo harem. Ma prima deve partorire. È gravida dallo scorso anno e il cucciolo che aspetta non ha nulla a che fare con l'attuale signore della spiaggia. Se si accoppia con un maschio dominante, si assicura protezione e geni sani e forti per il suo prossimo figlio. Il maschio è stato ripagato per la sua lotta vittoriosa, ma a un prezzo altissimo. Dopo settimane di combattimenti è esausto e ha perso un migliaio di chili. Non ha neanche il tempo di riposarsi dopo la copula. Gli altri maschi continuano a insidiare le femmine del suo harem. La femmina wallaby di Tamar costringe i maschi ad adottare tattiche diverse dall'iperproduzione di sperma e dalla lotta. Ogni femmina è fertile per una sola giornata all'anno. È uno dei fenomeni più stupefacenti della natura, determinato dall'allungarsi della luce del giorno. 30 giorni dopo il giorno più lungo dell'anno, tutte le femmine Tamar partoriscono. L'embrione è stato tenuto in sospensione nell'utero per un anno, cioè dalla scorsa stagione dell'accoppiamento. Per ragioni che rimangono ancora misteriose, il solstizio d'estate fa scattare l'embrione nel suo viaggio finale verso il marsupio. È probabile che quando il cangurino lascerà il marsupio in primavera ci sarà abbondanza d'erba di cui cibarsi. Otto ore dopo il parto, la femmina è pronta ad accoppiarsi di nuovo e non c'è tempo da perdere. I maschi entrano in azione, la tensione è alta, hanno aspettato tutto l'anno questa occasione. Non c'è un vero maschio dominante e la femmina ha molti partner. Così i maschi ricorrono al vecchio metodo di tenersi pronti per l'atteso evento, ma con un espediente in più. Parte dello sperma si indurisce nell'entrata della vagina, formando un tappo che impedisce agli spermatozoi del maschio successivo di arrivare all'ovulo. Per i Tamar la riproduzione è assolutamente prevedibile perché è dettata dal sole. Altri animali invece sono tempisti, approfittano della pioggia quando capita. Nessuno può prevedere la pioggia nell'Australia centrale. Arriva senza preavviso e il deserto si trasforma. Vaste aree vengono improvvisamente allagate. Per alcuni è un disastro, ma per altri è l'opportunità che aspettavano. Prima che l'acqua evapori per il calore, le libellule e le damigelle si accoppiano quante più volte possono. Queste libellule hanno già copulato. Lui tiene la testa di lei stretta al proprio addome, stando in guardia da attacchi a sorpresa di altri maschi mentre lei depone le uova. Lui si assicura che siano effettivamente le proprie uova ad essere deposte nella propria chiazza d'acqua. Siano nella vegetazione. La femmina lo ha già fatto altre volte prima di trovarsi con questo maschio. Lui tiene la testa di lei con l'estremità del proprio addome. La femmina solleva i genitali verso quelli del maschio al centro del corpo.
La femmina probabilmente ha ancora dentro di sé lo sperma di precedenti incontri e lui lo sta rimuovendo. Questa è la strategia finale, disarmare l'avversario. Lo strumento per rimuovere lo sperma è posto all'estremità del pene. La forma è esclusiva per ogni diversa specie. Sono armi bizzarre che raschiano, raccolgono e rimuovono lo sperma estraneo rendendolo impotente. Solo quando la via sarà pulita il maschio inietterà il proprio. Con la riproduzione attraverso il rapporto sessuale, l'essere capace di escludere lo sperma altrui dalla competizione rappresenta la tattica finale. Tutt'altra categoria di problemi devono invece affrontare gli animali che si riproducono in maniera diversa. Sotto il mare la battaglia ha altre regole e altre strategie. Uova e sperma vengono letteralmente espulsi nell'acqua. Sono a disposizione di tutti. Chi può sapere chi diventerà padre? Ma alcuni pesci hanno messo a punto le loro tattiche. Questi sono il maschio e la femmina del pesce pagliaccio. La coppia si stabilisce tra i pungenti tentacoli dell'anemone di mare, mortale per la maggioranza delle specie. Mentre la femmina, di dimensioni maggiori, depone le uova, il maschio sparge il suo sperma. Ma le uova, così allo scoperto, sono vulnerabili. La casa del pesce pagliaccio non è impenetrabile. Ovunque si annidano maschi non accoppiati che attendono un momento di distrazione nella vigilanza. Bastano pochi secondi e alcune delle uova saranno loro. Questi maschi single coglieranno qualunque occasione per fecondare le uova, ma riuscire a infiltrarsi non è la loro unica speranza di riprodursi. Se la femmina dovesse scomparire, il maschio più grande si trasformerà in una femmina. La natura gli darà una seconda occasione, questa volta come madre. Per alcune creature del mare, la paternità è una certezza. Il maschio e la femmina dei pesci apogonidi si misurano reciprocamente. E la misura della bocca di lui è qualcosa che la femmina tiene in grande considerazione. Lei espelle le uova e lui le feconda. Nessuno si potrà avvicinare ai suoi figli potenziali. Il maschio porta in giro le uova in questo modo per una settimana. Con la bocca piena di uova è impossibile mangiare. La fame è il prezzo che paga per essere sicuro della paternità. Ogni mese, durante l'alta marea, il mare è in fermento. La luna piena fa scattare gli appetiti sessuali. In previsione di ciò, l'addome di questo elegante cavalluccio marino si gonfia. È il maschio che mette in evidenza le proprie dimensioni per un eventuale accoppiamento. Se lei rimane favorevolmente impressionata, diventerà sua partner e gli consegnerà le proprie uova. Per i sei mesi successivi, con un ciclo di 28 giorni, i due formeranno una normale coppia riproduttiva. Con una diversità essenziale, è il maschio ad essere gravido. È lui che cova le uova nella tasca addominale fino alla schiusa e in un certo senso partorisce.
Il maschio e la femmina dei pesci filotterigi conducono una vita solitaria. Si ritrovano solo una volta l'anno per accoppiarsi e per quanto riguarda la femmina, la cosa finisce lì. Lui è lasciato solo con 300 uova fino alla schiusa che avviene dopo 2 mesi. È sconcertante scoprire quanto spesso le femmine scelgono diversi partner per la loro prole e vedere le cose attraverso il punto di vista dei maschi ci ha dato una prospettiva inedita. L'applicazione dell'impronta digitale del DNA ha dimostrato che la loro mancanza di certezza è giustificata. Questa femmina è certa, ha deposto le uova, ma per il maschio rimane sempre il dubbio.